Jovanotti, il video su Facebook per chiacchierare coi fan. Anche se aveva detto che avrebbe diradato la sua presenza sui social, Lorenzo Jovanotti sta pubblicando su Facebook quotidianamente dei video in cui chiacchiera con i fan e li aggiorna sull'avanzamento dei lavori del nuovo disco. In macchina con Lorenzo. Eh sì, sta diventando proprio un'abitudine, quella di Lorenzo di postare delle video chiacchierate con i fan. Il cantante si riprende mentre raggiunge lo studio di registrazione di Malibu, dove è arrivato per il mixaggio del suo nuovo album. Lorenzo parla ai suoi follower con la radio sempre accesa su un canale che trasmette salsa cubana o comunque musica latina. In un solo video il cantante ascolta jazz. E, tra una divagazione sulle bellezze di Malibu, che accomuna l'Aspromonte o alla Sardegna, e un'altra sul desiderio di imparare a fare surf, Jovanotti regala degli aggiornamenti sul nuovo album. Innanzitutto, dice di essere molto emozionato e entusiasta di questo progetto, sono carico, vi voglio bene, non vedo l'ora di uscire col disco e di mettere in moto tutta la macchina, la giostra e il circo e andare in giro a suonare, scambiarci gocce di sudore e di splendore, poi parla di un disco nuovo, importante, una nuova partenza, mi sembra di ricominciare tutto da capo. Lorenzo dice che in questa fase il suo ruolo è limitato, ascolta, dice cosa gli piace e cosa no, ma non ha un ruolo attivo nella fase di mixaggio. A metà novembre il nuovo singolo. Chiacchierando, Jovanotti si sbilancia anche sulla possibile data di uscita del primo singolo estratto dal nuovo album. Il mixaggio dovrebbe concludersi intorno al 15, massimo 18 ottobre, visto che ci sono già 4 pezzi finiti su 14, e il singolo dovrebbe essere pronto per la seconda metà di novembre. Nonostante l'agitazione, Lorenzo è sempre positivo e sorridente, fischietta e canticchia a ritmo di salsa cubana e dice che sta andando tutto per il verso giusto. In un video, il cantante indossa una maglietta dei Pooh e commenta, rendiamo omaggio alla leggenda italiana in California. Jovanotti sta vivendo un po' come in una favola, il nuovo disco è stato registrato sulle colline di Firenze ma il cantante è volato a Malibu per il mixaggio, sotto la supervisione del suo mito Rick Rubin, storico produttore dei Beastie Boys, dei Public Enemy e dei Run DMC. Lorenzo ha condiviso con i fan la gioia di questa collaborazione, che per lui rappresenta la realizzazione di un sogno. Il nuovo disco di Jovanotti uscirà il 1° dicembre 2017 e da febbraio 2018 il cantante comincerà una serie di concerti in giro per l'Italia. Il tour avrà una particolarità, nelle 10 città scelte, Lorenzo si fermerà per 2 o più giorni consecutivi. Ecco le date, il 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 e 25 febbraio a Milano, a Rimini il 3 e 4 marzo, a Firenze il 10, 11, 13, 14, 16. 17, 19 e 20 marzo, a Torino il 3, 4, 6 e 7 aprile, a Bologna il 13 e 14 aprile, a Roma il 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 e 29 aprile, ad Acireale l'8 e il 9 maggio, a Verona il 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22 maggio, a Eboli il 25 e 26 maggio, ad Ancona l'1 e 2 giugno.